andiamo a posizionare i piedi sotto alle anche, cerchiamo di abbassare bene le spalle, rilassiamo le braccia. Da qui cerchiamo di far salire le spalle più che riusciamo, vicino alle orecchie, e poi le abbassiamo soffiando. Prendo aria e fuori l'aria dalla bocca. Prendo aria. Prendo aria. Espiro. Prendo aria. Ultima ripetizione. Bene sulle spalle e le scapole. E poi le schiaccio più in basso che riesco. Lo stesso esercizio lo eseguo con le braccia ad incorniciare il capo. Prendo aria, faccio salire le spalle, soffiando le deprimo, le faccio scendere. Prendo aria e soffio giù le spalle. Inspiro, espiro. Cerchiamo di spingere le mani verso il soffitto e continuiamo a far salire e scendere le spalle. Ultima ripetizione. Rilasso le braccia e vado a mobilizzare il collo. Tenendo giù le braccia rilassate, incliniamo il capo da una parte e dall'altra. Prendo aria al centro e soffio inclinando il capo. Cerchiamo di gonfiare bene il ventre. Facciamo dei bei respiri profondi. Ultime due. Ultima ripetizione. E da qui vado semplicemente a ruotare il capo da una parte e dall'altra, tenendo ferme le spalle. Cerchiamo di avvicinare il mento alla spalla senza ruotare il busto. Ruoto il viso da una parte e dall'altra. Ultime due. Ritorno al centro e vado adesso a disegnare dei cerchi in avanti, rilassando le braccia. Cerchiamo di isolare il movimento alle sole spalle. Indietro, cambio il senso di rotazione. Cerchio. Portiamo le braccia in apertura e andiamo a disegnare dei cerchietti in avanti, mantenendo sempre giù le spalle, braccia allineate alle nostre spalle. Torno indietro, cambio il senso di rotazione. Cerchiamo di disegnare dei cerchietti con le mani sulle pareti laterali. E da qui rilasso, porto le braccia anteposte e vado a scambiare le braccia. Una spalla si estende e l'altra si flette. Un braccio sale, l'altro scende. Cerco di spingere indietro con entrambe le braccia. Soffio, prendo aria. Piego leggermente le ginocchia e distendo. Piego quando porto le braccia in avanti, sempre schiena piatta. Prendo aria. Alla prossima ispirazione porto sul ginocchio opposto al braccio che sale. Prendo aria. Allungo al massimo la colonna. Cerchiamo di non arrotondare mai la colonna, sempre piatta. Mezzo piegamento, distendo. Ultima ripetizione. Braccio avanti, braccio fuori, avvicino le scapole più che riesco. Braccio avanti, braccio in apertura. Avvicino le scapole una all'altra, stiro bene il pettorale. Ultima ripetizione.
Mantengo le braccia in apertura, da qui ricerco la flessione laterale. Prendo aria. Fuori l'aria, braccio allineato alle spalle, spingo la sommità del capo lateralmente. Fermo il bacino, senza spostarlo, lateralmente. Ultima ripetizione. Ritorno. Rilasso, sciolgo le spalle. Porto le mani sulle cosce e da qui mi siedo. Spingo indietro il bacino, mezzo piegamento sulle gambe e distendo, ve lo faccio vedere sul fianco. Quindi, soffiando, scendo, prendendo aria intorno. Cercate di mantenere la schiena piatta, sempre la lordosi nella zona lombare, il petto rimane aperto, lo sguardo in avanti, pallina sotto al mento. Prendo aria, e ancora. Ultima ripetizione. Da qui mi siedo e rimango giù. Cerco di andare in retroversione con il bacino, soffiando fuori l'aria. Prendendo aria ritorno, soffiando spingo il pube in avanti, la zona lombare indietro. Tirate bene dentro l'ombelico, risucchiate l'ombelico verso la colonna e spingete il pube in avanti, portando il bacino in retroversione. Attenzione alle spalle che rimangono sempre in apertura. Ultima ripetizione. Ritorno, distendo le gambe. Da qui faccio un po' di spazio tra i piedi, portandoli sotto alle spalle. Portando le braccia in apertura cerco di salire sulle punte. Tengo l'equilibrio e scendo. E ancora. Salgo, braccia fuori e ritorno. E ritorno. Spingo le braccia lontane dal corpo, salgo bene su tutto l'avampiede, ricerco l'equilibrio e lentamente controllo la discesa. Ultima ripetizione. Ritorno. Mani sulle cosce e mi siedo di nuovo. Tenendo la schiena piatta provo a scendere un pochino di più. Prendo aria. Le braccia sono leggere, non vado a pesare sulle gambe. Mantengo il petto aperto, lo sguardo sempre in avanti. Porto bene indietro il bacino. E proviamo a fermarci giù. Portiamo le dita all'interno delle ginocchia, sempre rimanendo dritti con il busto, soffiando, ricerco la rotazione del busto. Prendo aria al centro e vado a spingere la spalla verso il ginocchio opposto. Fermo completamente le gambe e il bacino. Rimango seduto, mezzo piegamento sulle gambe. Spingo una spalla avanti, l'altra indietro e ricerco la rotazione del busto. E ancora due. Ultima ripetizione. Ritorno al centro, distendo le gambe. Da qui cerchiamo di portare le braccia di nuovo in apertura. Giù le spalle, mentre mi siedo, vado ad incorniciare il capo con le braccia. E ritorno, prendo aria. Braccia su, tiro in dentro la pancia, stabilizzo il bacino e mi siedo. Fuori l'aria. Prendo aria. Prendo aria. Prendo aria, ancora due. Ultima ripetizione. Ritorno e rilasso. Portiamo le braccia lungo i fianchi, mantenendo le gambe distese. Cerco la flessione laterale. Prendo aria. Spingete bene la sommità del capo verso la parete laterale, senza muovere il bacino, la mano scivola al ginocchio. Ultima ripetizione. Rimango in flessione verso destra e faccio delle piccole contrazioni, piccoli molleggi, ritorno, cambio,
e ritorno. Portiamo le braccia a cosacco. Prendendo aria mi preparo, soffiando cerco di arrotondare la parte dorsale. Prendendo aria ritorno, ve lo faccio vedere sul fianco. Cerco di avvicinare l'ultima costola alla cresta iliaca. Mantenendo una pallina sotto il mento, arrotondo la parte dorsale. Tenendo il petto aperto, giù le spalle lontane dalle orecchie. Prendo aria, premo i piedi a terra, spingo leggermente le creste iliache in avanti. Tiro in dentro la pancia, ultima ripetizione. Ritorno al centro. E da qui cerchiamo di sederci più che riusciamo facendo tre piccoli molleggi, portando le braccia in avanti. Soffio, 1, 2, 3 e distendo. 1, 2, 3 e distendo. E 1, 2, 3, distendo. 1, 2, 3, ritorno. Stringo gli appoggi, porto le mani sulle cosce, quanto riesco fletto il busto in avanti tenendo la schiena piatta, petto aperto, ritorno, prendo aria, dentro la pancia, mantengo la lordosi nella zona lombare, ognuno scende quanto riesce senza perdere il bacino in neutro, prendo aria, ancora due, ultima ripetizione. Ritorno e mi giro in avanti. Partiamo dalla marcia con il piede destro. Cerchiamo di tenere il tempo e andiamo a coordinare le braccia. 3, 2, apro e chiudo. Due passi in apertura e due in chiusura. Cerchiamo di scendere e torniamo al centro. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e chiudo. Solo più due. Passo e tocco. Tre, due, incrocio avanti. Quattro, tre, due, incrocio dietro. Tocco con la punta. Piego e distendo. 4, 3, 2, braccio avanti, incrocio. Quattro, tre, due, braccio avanti, quattro volte. Braccio su, quattro volte. Avanti. Su. Solo più due.
sempre due, due avanti, due su. E torno a fare la marcia. Quattro, tre, due, passo e tocco, riparto dallo step touch. Quattro, tre, due, calciata dietro. Porto il tallone verso il gluteo, fermo le ginocchia. Doppio, doppio, sempre due e due. Passo e tocco. E poi, sempre spostandoci lateralmente, portiamo sul ginocchio in avanti. 3, 2, sul ginocchio. Cerchiamo di coordinare il braccio opposto in avanti. Bene, prendendo aria dal naso e soffiando dalla bocca, ci sediamo bene sulla sedia, quindi scendiamo e ritorniamo, mi siedo e ritorno. Guardate indietro, il bacino, schiena sempre piatta. Le braccia in avanti mi aiutano a bilanciare lo spostamento indietro del bacino. Ultima. Ok. Stringo gli appoggi, quindi sotto alle anche. Da qui facciamo un'apertura verso destra, ci sediamo di nuovo sulla sedia e ritorniamo al centro. E poi lo ripetiamo a sinistra. Vado, apro e chiudo, apro e chiudo. Una volta a destra, una a sinistra. Ancora. Verso destra, due volte verso sinistra. 4, 3, 2, destra, doppio. Torno e cambio. Torno, cambio. Torno, cambio. Ancora. Chiudo. Chiudo, siedo, chiudo, siedo, torno. 1, 2, 3, 4, ultimo, 5, 6, 7, riposo. Da qui tra uno e l'altro aggiungiamo una flessione d'anca, quindi portiamo sul ginocchio tra una seduta e l'altra. 4, 3, 2, destra, sul ginocchio. Chiudo, sul ginocchio, chiudo, chiudo, su, chiudo, ancora,
Se avete difficoltà a coordinare le braccia, a piacere. 4, 3, 2, riposa. Aggiungiamo l'equilibrio con il ginocchio su, quindi mi siedo sul ginocchio, tengo la posizione, squat e chiudo. 4, 3, 2, destra, siedo, rimango qui, 4, 2, scendo, chiudo, tengo, 4, 3, 2, scendo, 4, 3, 2, scendo, chiudo, tengo, 4, 3, 2, scendo, riposo. Ok, ultima variazione, scendo in squat, salgo su, mentre tengo l'equilibrio, distendo due volte la gamba, e poi ritorno, mi siedo e chiudo. 3, vado, su, distendo, piego, distendo, piego, scendo, chiudo, apro, su, distendo, piego, distendo, piego, su, chiudo, su, distendo, piego, distendo, piego, siedo, torno, ultimo, su, riposo, ok, ci fermiamo un attimo, apriamo gli appoggi, portiamo le braccia in apertura, da qui andiamo a disegnare dei grandi cerchi con le braccia, sfioro le ginocchia, sfioro il soffitto, piego le ginocchia, mezza seduta sulla sedia, mi fermo con le braccia incrociate, cambio il senso di rotazione, prendo aria dal naso e soffio dalla bocca. Fermo in apertura, da qui ricerco la flessione laterale, avvicino la mano al ginocchio, tenendo le gambe tese, prendo aria, fuori l'aria, ultima ripetizione. Ritorno e rilasso. Per quest'ultima parte della lezione scendiamo sul materassino e possiamo toglierci anche le scarpe. Ci posizioniamo in quadrupedia, quindi cerchiamo di allineare bene le nostre mani sotto alle spalle, le ginocchia esattamente sotto alle anche, con un po' di spazio tra le ginocchia. Rilassiamo i piedi, manteniamo indietro le spalle, lordosi nella zona lombare. Da qui facciamo soltanto lo stretching del gatto, quindi arrotondiamo la colonna durante l'espirazione. Soffiando, porto il capo in mezzo alle braccia e lo sguardo all'ombelico. Prendendo aria, ritorno e mi allungo. Sguardo a terra, davanti alle mani. Soffiando, arrotondo, schiena al soffitto. Prendo aria, sguardo a terra e soffio, arrotondo. Prendo aria, mi allungo e soffio. Ultima ripetizione, prendo aria, espiro. Prendendo aria mi preparo, soffiando cerco di staccare una mano da terra, flettendo la spalla, prendo aria e soffio, cambio braccio. Cercate di tenere ferme le spalle e il busto, mentre premete a terra la mano d'appoggio. Nulla si modifica. Nel cingolo scapolo-omerale e nel nostro allineamento assiale della colonna. Stabilizzate il bacino.
ultima ripetizione. Prendo aria, mi preparo, soffiando, eseguo lo stesso movimento ma con la gamba. Prendendo aria, ritorno. Soffiando, cambio gamba. Prendendo aria, ritorno. Senza contrarre il gluteo, cercate di tenere fermo il busto e il bacino. Prendo aria, ultime due. Ultima ripetizione. Ritorno al centro, mi siedo sui talloni. Se ho difficoltà a rimanere in questa posizione, posso salire anche in ginocchio. Portando le braccia in apertura, prendo aria, mi preparo, soffiando, premendo sempre i glutei sui talloni, ricerco la flessione laterale, allungando tutto il lato. Prendo aria, espiro. Inspiro al centro e soffio, allungo la colonna, piego il braccio d'appoggio se riesco a toccare terra, senza staccare i glutei dai talloni. Ultima ripetizione, prendo aria al centro, espiro. Da qui mi scivolo lateralmente con i glutei, porto le gambe in avanti e ci sediamo nella parte anteriore del materassino. Piedi allineati, un po' di spazio tra le ginocchia, porto le mani sotto alle cosce, prendendo aria mi allungo, soffiando, retroversione del bacino, scavo nella pancia e disegno una grande C con la colonna. Spalle basse, petto aperto, cerco di far entrare anche lo sterno nella cassa toracica. Prendo aria, mi allungo. Cercate di stabilizzare le ginocchia sempre alla stessa distanza e continuo ad arrotondare la colonna. Ultima ripetizione. Ritorno in allungamento. Da qui portiamo le gambe a rana, quindi facciamo un po' di spazio tra i piedi alla larghezza delle nostre anche e cerchiamo, portando le mani sulle ginocchia, di allungare al massimo la colonna. Prendo aria, attivo gli erettori, espirando rilasso la zona lombare e faccio una leggera retroversione come prima. Inspiro, espiro. Prendo aria, mi allungo, spingo la sommità del capo verso il soffitto, soffiando rilasso. Scavo nella pancia. Prendo aria, espiro. Ultima ripetizione, arrotondo. Prendendo aria, mi allungo. Soffiando cerco di camminare con le mani in avanti oltre i piedi se riesco, arrotondo la colonna e tengo la posizione, cerchiamo di portare le mani più lontane che riusciamo, flettiamo bene il busto sulle cosce verso il materassino e teniamo la posizione, possiamo anche aiutarci tenendo le mani sui piedi e ritorno, srotolo e ritorno. Ci sediamo sempre nella parte anteriore del materassino e, passando dall'esercizio precedente, ci corichiamo. Prendo aria, mi allungo, soffiando, retroversione del bacino, arrotondo e una vertebra dopo l'altra vado a coricarmi. Avviciniamo leggermente i piedi e i glutei. Piedi sempre allineati alle ginocchia e alle anche. Braccia rilassate lungo i fianchi, spalle lontane dalle orecchie. Cercate di appoggiare bene il capo a terra. Siamo in questa posizione, cerchiamo di chiudere il mento sullo sterno oppure portiamo un piccolo supporto sotto al capo, un cuscino, un libro. Prendendo aria mi preparo, soffiando vado in retroversione, quindi schiaccio a terra la zona lombare, portando il pube più alto delle creste iliache. Prendendo aria ritorno, facendo passare un po' di luce sotto la zona lombare. Soffiando, retroversione del bacino. Prendendo aria, riporto il bacino in neutro. E ancora. Prendo aria.
e ancora due volte. Cercate di rilassare le gambe e le braccia, isolate il movimento al solo bacino. Ultima ripetizione. Porto di nuovo il bacino in neutro. Prima una mano, poi l'altra dietro alla nuca. Durante l'espirazione sollevo il capo e le spalle e vado in retroversione come abbiamo fatto prima. Prendendo aria riporto il capo a terra e il bacino in neutro. Soffiando, crunch e retroversione. Pallina sotto il mento, collo lungo. Cerco di far spazio tra le vertebre mentre salgo. Cercate di allungare la colonna e portate lo sguardo alle ginocchia. Prendo aria, schiaccio a terra la zona lombare, vado in retroversione. Ultima ripetizione. Ritorno in appoggio. Da qui cerchiamo invece di far passare sempre luce sotto la zona lombare, quindi stabilizziamo bene il bacino e durante l'espirazione, salendo in crunch, porteremo una gamba a tavolino, fermando il ginocchio sopra l'anca. Prendo aria, espiro, cambio gamba, inspiro, espiro, fermo il bacino, faccio passare luce sotto la zona lombare, non andiamo più in retroversione. Prendo aria e soffio, inspiro, ultima ripetizione, espiro, ritorno in appoggio, riportiamo le braccia lungo i fianchi e da qui cerchiamo di portare la gamba a tavolino, ginocchio esattamente sopra l'anca, quindi c'è un angolo di 90 gradi nel ginocchio. Stabilizzo il bacino, porto le mani sui fianchi per percepirlo, premo a terra il piede destro e soffiando porto in abduzione la gamba sinistra. Prendendo aria ritorno al centro, soffiando apro, vado a mobilizzare l'anca, prendendo aria ritorno al centro. Inspiro, espiro, prendo aria, fermo il bacino e soffio, apro, ritorno al centro e scambio le gambe, inspiro, espiro, mantengo il petto aperto, luce sotto la zona lombare, soffio, prendo aria, prendo aria e ancora due, soffio, apro, premo a terra il piede sinistro, ultima ripetizione. Ritorno al centro, appoggio il piede a terra e da qui ci chiudiamo raccogliendo le cosce al petto. Scarichiamo la colonna, manteniamo giù le spalle e incollate a terra. Appoggiamo il piede destro a terra portando la gamba sinistra a tavolino, cercando di tenere sempre il ginocchio sopra l'anca se riusciamo. Mantenendo sempre luce sotto la zona lombare, durante l'espirazione distendo la gamba sinistra al soffitto portando il piede a martello. Prendendo aria piego il ginocchio, rilasso il piede. Espirando distendo piede a martello, inspirando fletto il ginocchio e rilasso il piede. Cerchiamo di allungare bene gli ischiocrurali, i flessori nella parte posteriore della coscia. Prendo aria e soffio. Se ho difficoltà a mantenere il bacino in neutro, posso anche non distendere completamente la gamba. E ritorno, ancora due. Ultima ripetizione. Ritorno e vado a scambiare le gambe. Prendo aria, mi preparo, soffiando, distendo piede a martello. Cercate di allontanare il tallone dal vostro corpo, stabilizzando sempre il ginocchio sopra l'anca. Prendo aria e soffio, distendo. E ancora due. Ultima ripetizione. Ritorno
in appoggio a terra con tutti e due i piedi. Da qui cercherò di portare le braccia distese al soffitto. Cercate di mantenere le spalle incollate a terra in partenza, il bacino in neutro. Prendendo aria cerco di spingere le mani al soffitto, staccando le spalle dal materassino, allontanando le scapole. Soffiando, riporto le spalle in appoggio. E ancora, prendo aria, allontano le spalle e ritorno in appoggio. Cercate di spingere le mani verso il soffitto senza creare tensione nella parte cervicale. Isolate il movimento alle sole spalle e scapole, tenendo fermo il bacino. C'è sempre la stessa luce che passa sotto la zona lombare. Prendendo aria, elevo le spalle, soffiando le riporto a terra. Prendo aria, espiro. Ultima ripetizione. Prendo aria e soffio, mantenendo le spalle incollate a terra. Prendendo aria mi preparo, soffiando porto le braccia ad incorniciare il capo senza inarcare la zona lombare. Prendo aria, ritorno. Soffiando porto le braccia indietro, incornicio il capo e prendendo aria ritorno. Cercate di flettere le spalle tenendo fermo il bacino. Prendo aria e ancora due. Ultima ripetizione. Ritorno. Da qui ci giriamo sul fianco, ci aiutiamo con le braccia e saliamo seduti, portando le gambe incrociate, aiutandoci con le mani sulle ginocchia, cerchiamo di flettere il busto in avanti. Quindi durante l'espirazione cerchiamo di portare bene il busto sulle cosce, sempre a schiena piatta, quanto riusciamo. Possiamo anche camminare con le mani in avanti. Cerchiamo di tenere la posizione portando l'aria nella pancia. Percepite l'allungamento sui glutei. Cercate sempre di spingere la sommità del capo verso il soffitto. E ritorniamo. Distendiamo la gamba destra in avanti, portando la sinistra in piegamento. Piede a martello, fletto di nuovo il busto quanto riesco. Scivolo sulla gamba tesa. Se arrivo vado a prendere la punta del piede, altrimenti mi fermo alla caviglia. Cerchiamo di rilassare i quadricipite nella parte anteriore della coscia. E ritorno, scambio le gambe, distendo la gamba sinistra. Mantengo la destra in piegamento, fletto il busto, rilasso la gamba distesa e tengo la posizione. Prendo sempre aria dal naso e soffio dalla bocca. E ritorno. Da qui cerchiamo di portare i piedi uniti, prendiamo le caviglie e sciogliamo, movimento a farfalla. Cerchiamo di avvicinare i talloni ai glutei e facciamo scendere le ginocchia verso il pavimento e continuiamo a respirare prendendo aria dal naso e soffiando dalla bocca. E rilasso. Distendo la gamba destra, accavalliamo la sinistra. Cerchiamo di avvicinare il piede a noi. Con la mano destra facciamo la trazione. Tiriamo il ginocchio verso il petto e lateralmente. Ruotiamo bene il busto verso la parete di sinistra. Cercate di rilassare la gamba che è in piegamento. E vado a scambiare le gambe. Accavalliamo la gamba destra, con la mano sinistra facciamo la trazione. E da qui ritorno al centro. Incrocio di nuovo le gambe, rilasso bene le spalle basse,
manteniamo la posizione, inclinando il capo lateralmente. E ritorno al centro, cambio la posizione. Facendo una leggera pressione alla parte posteriore del capo, chiudiamo il mento sullo sterno, guardiamo la pancia che si gonfia e si sgonfia. Rilasso le braccia, riporto lo sguardo in avanti e ci vediamo la prossima settimana. Grazie della compagnia.